un centro socio-culturale per i giovani di Palinuro. È stato realizzato dall'amministrazione comunale nell'ex casa canadese in località Ficocella, in un immobile di proprietà del comune in parte già ristrutturato negli anni scorsi. Il centro socio-culturale, realizzato con un finanziamento della Regione Campania, è stato destinato agli studenti della scuola secondaria di primo grado della frazione Palinuro, ma si tratta di una scelta temporanea, ha dichiarato il sindaco Carmelo Stanziola. Care concittadine e cari concittadini, finalmente anche i nostri giovani del Comune di Cendola domani mattina riprenderanno le lezioni in aula, i ragazzi delle scuole medie. E stamattina siamo proprio qui a Palinuro, presso il centro di formazione a Casa Canadese, dove grazie ad un finanziamento della Regione Campania, che ringrazio, è stato finanziato appunto un centro di aggregazione, un centro socioculturale, quindi anche Palinuro finalmente ha degli spazi dedicati alla cultura, all'aggregazione. E noi come amministrazione, in questo particolare momento legato al Covid, dove c'è bisogno di spazi ampi, mantenere la distanza, abbiamo deciso come amministrazione di mettere a disposizione questi spazi in via provvisoria naturalmente, proprio per i ragazzi di Palinuro, per i nostri studenti delle scuole medie di Palinuro, perché ricordo anche in questa occasione che nel contempo noi stiamo realizzando anche a Palinuro un istituto degno di tale nome. I lavori sono iniziati, quindi ci auguriamo che per il prossimo anno i nostri giovani di Palinuro possano usufruire degli spazi presso il nuovo istituto. Però, ripeto, era giusto e doveroso anche per i nostri studenti di Palinuro mettere a disposizione questi spazi. Quindi io auguro loro buona lezione.